intervenire in questo momento è ulteriore motivo di grande gioia, avendo Gesù Eucaristico in mezzo a noi. Quindi meditiamo insieme con l'aiuto di Dio su questo grosso mistero, questo grande dono che è la fede, la nostra fede. E poniamoci come uomini deboli nel momento in cui noi rivolgiamo una preghiera. Penso che nella mente di ognuno di noi, rivolgendo una preghiera, la prima riflessione che ci viene immediata: ma questa preghiera arriverà o non arriverà? Ma quello che io chiedo lo otterrò o non lo otterrò? È umano, è umano. La stessa esistenza di Dio molte volte viene messa alla prova dentro di noi. Dio esiste, ma Dio esiste, lo hanno detto anche tanti studiosi e tanti filosofi, soprattutto in un periodo particolare dell'umanità, e non erano credenti, e ponevano il loro discorso sull'esistenza di Dio. Ma affermare che Dio esiste non significa credere che Dio esiste. È un passaggio diverso, è un passaggio che implica un'azione forte da parte di ognuno di noi. E allora questa fede che vive con noi, vive con l'uomo, come la ragione, come la parola, questo credere alla fine non è qualcosa di astratto. Se convive con la nostra parola, con la nostra esistenza, e noi ci siamo, significa che questo credere non è giusto sia relegato in un discorso filosofico che va al di là della realtà, al di là delle cose che noi tocchiamo con mano. E questa incredulità da parte nostra, questo dubbio che molte volte ci attanaglia, fa parte della fisiologia del nostro corpo, del nostro essere. Il dubbio è qualcosa che molte volte può spingerci ad arrivare alla verità, e quindi che ben venga, non dobbiamo avere paura del dubbio. Dobbiamo avere paura della persistenza nel dubbio, cioè di fermarmi in quel dubbio e non spingermi ad arrivare alla verità, affinché il dubbio scompaia. Quindi alla fine che cos'è la nostra fede, la mia, nostra? È semplicemente un atto di affidamento, un fidarsi di qualcosa, di qualcuno. È la stessa cosa che avviene al bambino nel grembo della mamma, quando ancora non esiste la madre, perché è soltanto una cellula che si è andata ad annidare in un utero. Eppure in quel momento quella cellula che è vita crede nella mamma, ma ancora non c'è la mamma, c'è un utero che ha preso quella cellula, eppure crede. Il bambino deve avere fiducia. Se non si affida completamente alla mamma, non crescerà e non verrà alla luce, perché verranno fuori problematiche che bloccheranno lo sviluppo di questo feto. E quando il bambino viene alla luce, la prima cosa che fa, si affida alla mamma, prende il latte della madre, ha bisogno del calore della mamma, fa un atto di fede bellissimo verso una persona che gli ha trasmesso la vita. Vedo tanti giovani e sono felice, me ne compiaccio, lo dicevo prima con padre Michele, vedo anche dei fidanzati, delle coppie, fidanzati, avere fede. Io ho fede in te, io credo in te, metto la fede al dito perché testimonio la mia fede verso di te. Quindi la fede, il credere alla fine, sorelle e fratelli, non è poi qualcosa di intoccabile, qualcosa che gira nello spazio e nel tempo, ma è qualcosa che ci appartiene, che ci tocca personalmente. Quindi credere, possiamo dire, è fidarsi di qualcuno. Nella Bibbia il
il verbo ebraico del credere è ben espresso nel Salmo 131, che c'è una frase bellissima: come un bambino aderisce al petto della madre, così io aderisco al Signore. Bellissimo, bellissima questa immagine. Tenete presente i vostri bimbi quando prendevano il latte dalle vostre mammelle. C'era l'adesione completa, la condivisione, c'era una gioia reciproca di chiedere e donare. La mamma donava ed era felice, il bimbo prendeva il latte dalla madre ed era felice. C'era affidamento completo, lì non c'erano dubbi, non c'erano incertezze. Era tutto lineare, tutto tranquillo, era tutto sereno, era tutto in grazia. E allora l'errore che noi molte volte commettiamo è che leghiamo il termine credere in verità astratte, in locum, in forme, senza capire che poi alla fine non è altro che aderire a un progetto e credere in qualcuno. E il credere è il passaggio necessario per arrivare all'amore. Non si può amare senza credere. Non può una coppia condividere la vita insieme se non c'è fiducia nell'altro. Se io non credo in te che mi stai accanto, la coppia non esiste, l'amore non esiste. Quindi questa storia d'amore è indispensabile che trovi le sue origini nel credere nell'altro, ma soprattutto nell'affidarsi all'altro. E guardate che non solo i cristiani hanno detto questo. Vi faccio l'esempio di una filosofa che non era credente, Giulia Cresteva, che praticamente scrisse in modo forte, in francese, lei era francese, «Sete l'incroyable besoin de croire». C'è un incredibile bisogno di credere, c'è un incredibile bisogno di fede. Ma parliamo contemporaneamente di crisi della fede, di crisi del credere in Dio nei nostri giorni. Ma ci siamo chiesti se siamo capaci di credere nell'uomo che mi sta accanto? Ma come possiamo immaginare di credere in un Dio che non vediamo se non ci chiamiamo ad amare l'uomo che ci sta accanto? Come possiamo essere così sciolti e così stolti da poter avere la realtà, la verità, se non siamo capaci di toccare con mano chi ci sta accanto? Diceva l'Apostolo Giovanni: i cristiani sono quelli che credono all'amore. Noi cristiani abbiamo creduto all'amore. La fede cristiana è un dono di Dio, sicuramente, ma non di tutti è la fede. E sempre l'Apostolo diceva: la fede dipende dall'ex audito, dall'aver ascoltato la voce di Dio che mi chiama. Quindi non è per tutti la fede, non è per tutti la fede. La fede è un dono, ma è un dono che richiede l'apertura delle nostre orecchie, quindi del nostro cuore, della nostra mente, a colui che ci chiama. E lui chiama tutti. Lui non fa distinzione di sesso, di razza, di culture, di ricchezze o di povertà. Lui chiama ognuno di noi. Cosa dobbiamo fare allora? Semplicemente fidarci e accogliere quel dono. Altrimenti non possiamo pretendere e lamentarci: ma io non ho fede. Ha detto Gesù: se tu hai fede quando un granello di senape puoi muovere le montagne. Ma io non ho fede, io cosa voglio pretendere? Cosa può fare il Signore? Io non ho fede. Ma il Signore te la dona la fede. Perché non apri il tuo cuore e lo arricchisci con la grazia di Dio e fa sì che la tua fede possa aumentare di giorno sempre di più, sempre di più? E qual è il percorso da seguire? Abbiamo noi un metro di paragone dove ci possiamo affidare per capire come accrescere la nostra fede e come comportarci da buoni cristiani? Sì, ce l'abbiamo, è qui. Si chiama Gesù Cristo, è qui. Se noi analizziamo un attimo
quest'uomo figlio di Dio, ma analizziamolo come uomo quando era in mezzo a noi dal Vangelo. Leggiamo per un attimo il Vangelo al di là delle interpretazioni accademiche, scatologiche, insomma dottrinali. Leggiamolo come un racconto, come stamattina Padre Michele, no? Ci ha entusiasmato perché ci ha posto di fronte a delle realtà meravigliose, anche incomprensibili nella benedizione e nella moltiplicazione del pane e dei pesci, ma ce l'ha detto come un racconto, come una favola. Ecco, guardiamo un attimo il Vangelo e vediamo, analizziamo questo Gesù alla fine che cosa faceva quando passava in mezzo alla sua gente, in mezzo a noi. Innanzitutto era un uomo autentico, era un uomo di una pienezza di autenticità, non era un falso, non era un politico che saliva su un palco e diceva un sacco di chiacchiere e poi nella vita privata, come purtroppo alcuni politici fanno, viveva in un modo completamente diverso. No, Gesù quello che diceva poi in pratica lo dimostrava, e questo affascinava molto la gente, perché vedevano una persona vera, una persona straordinaria. Ma soprattutto Gesù andava a creare delle relazioni umane molto importanti affinché chi gli stava di fronte poteva aprirsi al dialogo, e lo faceva in un modo forte, non in un modo banale, tanto che chi l'ascoltava diceva: ma chi è questo che non insegna come gli scribi? Ma questo parla in un modo diverso, ma chi è questo qui? Ma da dove arriva questo qui? E creava questo suo fascino particolare, e soprattutto incontrava tutti. Ecco la base per accrescere la nostra fede, seguire Gesù nell'incontrare tutti. Voi vi ricordate, in primo luogo aveva incontrato i poveri, che erano i primi clienti di questa buona novella che lui portava all'umanità, ma ha incontrato anche altre persone. Ricordatevi i ricchi come Zaccheo, Giuseppe d'Arimatea, gli stranieri, il centurione, una straniera come la donna malata, uomini giusti come Natanaele e peccatori, prostitute. Andava ad alloggiare, condivideva la tavola, e guardate che per un ebreo condividere il pasto, la tavola, era un atto più sacro che andare addirittura nella sinagoga. Ma com'era possibile questo? E pensate quante critiche negative si attirava questo povero Gesù che andava a casa della prostituta e addirittura si faceva lavare i piedi, ungere i piedi con gli oli profumati, che era usanza a quel tempo delle prostitute che dietro pagamento facevano questo ai loro clienti. La prostituta lo fa gratuitamente al Signore, e il Signore sta lì, rispetta quel ruolo, rispetta quell'atteggiamento, e non dice: non lo fare perché tu sei. Ma avete mai sentito Gesù che ha detto a qualcuno: tu no, tu non sei buono, tu sei peccatore? L'avete mai sentito? Ma cosa diceva Gesù quando benediva, quando guariva? Ha mai detto: io ti ho guarito? E lo poteva dire, ne aveva diritto, era il figlio di Dio, era Dio. Ma diceva una cosa bellissima: la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato. Allora chi è che guarisce? Qual è il meccanismo meravigliosamente grande per cui la guarigione viene con la grazia di Dio? È la nostra fede, è la nostra fede. E la cosa bella che il Cristo faceva nel suo passaggio era lo spogliarsi del ruolo che lui aveva e diventare simile ai poveri, agli ultimi. Quasi si caricava delle malattie dell'umanità, della povertà dell'umanità, e diventava lui povero e malato insieme ai suoi fratelli. Ecco, questo è qualcosa di meraviglioso. A me ha sempre colpito, anche nella mia preparazione quale medico, mi ha sempre colpito questa immagine del Cristo che si avvicina all'ammalato non come colui che gli darà la guarigione, ma considerandolo un essere umano nella sofferenza. Quindi la prima cosa che fa Cristo, cerca di amarlo, e c'è un passaggio molto bello: e guardandolo lo amò. Quante volte ci comunicano gli evangelisti che Gesù guardava e amava con lo sguardo? Ecco, quello è il primo passaggio.
Siamo noi capaci di amare con lo sguardo coloro che ci stanno vicini, i nostri fratelli? Siamo noi capaci di imitare Gesù per accrescere la nostra fede pensando realmente agli ultimi? Realmente, realmente. Non quando si fanno le categorie, lì ci sono i poveri, andiamo, facciamo questo, poi torniamo a casa, abbiamo risolto tutto. Lì ci sta l'ammalato, corriamo, corriamo. No, Cristo non sceglieva le categorie, Cristo incontrava l'uomo e, amando l'uomo, riusciva a percepire quali erano le problematiche di quell'uomo e alla fine lo guariva per la fede che quell'uomo dimostrava in lui. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, è un passaggio molto bello. Lui era un uomo capace di patire con, soffrire con, essere accanto a. Se a quel con e a quella mettiamo i nostri nomi oggi, perché noi crediamo e sappiamo con certezza, non perché è astratto, perché ce l'hanno detto i preti, ma perché ce l'abbiamo qui, noi crediamo che lui è vivo, che Cristo è vivo, allora accanto a quel patire con mettiamo il nostro nome. Accanto a quel guardare con amore mettiamo il nostro nome e sentiremo misteriosamente, ma realmente, questo influsso dello Spirito che penetra nel nostro corpo, nella nostra mente, nel nostro cuore e ci libera, ci trasforma, ci rende persone nuove, ci rende Gesù. Noi dobbiamo tendere a diventare Cristo nella vita che percorriamo su questa terra, altrimenti non riusciremo ad accrescere la nostra fede se non imitiamo pienamente Lui, seguendo tutte le cose che Lui ha fatto in questa vita terrena. E allora, qual è alla fine il senso e il messaggio più forte che Cristo dalla croce grida all'umanità? Lo ha detto durante i suoi interventi pubblici, lo ha detto in privato ai suoi apostoli. Una sola cosa ha detto, che alla fine racchiude tutto, tutta l'essenza di questo misterioso percorrere le strade di Galilea, allora e oggi, in mezzo alle nostre bassezze, alle nostre pochezze, alle nostre miserie, alle nostre sofferenze umane. Ha detto una frase: amatevi come io vi ho amato. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. E lui, proprio perché era di parola, non lo ha detto soltanto, ma si è fatto bucare le mani, e quelle mani non erano mani astratte, erano mani di un corpo che soffriva e sentiva il dolore dei chiodi che trapassavano le mani. E quel costato non era un costato finto, artificiale, ma era il costato di un uomo che soffriva per una lancia che andava a squarciare il torace stesso. E quell'uomo che in un momento di sconforto, come tante volte l'abbiamo noi sorelle e fratelli, gridava: Padre, allontana questo calice, io non ce la faccio come uomo. Però poi aggiungeva quella frase che noi dobbiamo imparare da lui ad aggiungere: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco il mistero di questo Dio che diventa visibile, palpabile, toccabile da ognuno di noi, che non si nasconde, non è il Dio nascosto di tante religioni che non sono quelle cristiane cattoliche. Un Dio che non esiste, il nostro Dio esiste, si fa vivo, si fa carne, sangue per l'uomo, muore per l'uomo. E allora amatevi gli uni gli altri significa effettivamente saper rivolgere lo sguardo a coloro che hanno difficoltà. La mia esperienza mi ha portato, grazie al nostro Signore Gesù Cristo, e non avrò mai tanto tempo per dire grazie a Lui, dei doni meravigliosi che ha dato alla mia vita. Mi ha portato a donare gratuitamente quello che gratuitamente avevo avuto. Quando sono partito la prima volta per l'Africa, volevo toccare con mano questi crocifissi sparsi lungo le strade, come Madre Teresa scriveva. E vi assicuro che è stata un'esperienza tragica. 25 anni fa, giovane medico, in un villaggio dove io non avevo la possibilità di curare perché finivano i farmaci,
Vedete, l'Africa non è l'Italia. Per quanto male stiamo, ringraziamo il Signore, l'Africa i poveri muoiono, non possono andare a scuola, non possono curarsi, sono candidati a morire. E vedere quelle mamme che portavano in fila per chilometri i loro bambini febbricitanti, qualche bambino senza orecchio perché un roditore se l'era mangiato nella cabanna, qualche bambino con una gastroenterite ridotta a una larvicina, solo osse perché una diarrea di 15 giorni l'aveva ormai depauperato, qualche bambino portato, come in alcuni filmati si può vedere, da una cabanna dove l'avevano trovato morto sulla mamma, avevano trovato la mamma morta e lui sulla mamma morta in gravi condizioni. Ecco, vedere queste scene che sono al di là di quello che io vedo tutti i giorni qui in Italia, ovviamente ti sconvolgono l'anima, ti colpiscono dentro e ti cambiano la mente e ti ammali di questo mal d'Africa, cioè di questa volontà di fare sempre di più qualcosa per loro. E 25 anni di viaggi, di missioni, di realizzazione di opere, perché è importante anche l'assistenza, ovviamente le opere, mi hanno portato a capire che grande dono aveva fatto con me il Signore, con me che magari come tutti quanti voi mi radevo la barba e lasciavo l'acqua del rubinetto aperta, quando tornavo dall'Africa la prima volta ho chiuso il rubinetto mentre mi passavo la schiuma da barba, oppure lavando i denti non tengo più il rubinetto aperto, lo chiudo. Sono piccole cose perché il Signore mi ha fatto capire l'importanza dell'acqua, che io non sapevo quanto fosse importante l'acqua, e così tante altre situazioni. Quindi ho potuto, grazie all'amore di Dio, avvicinare la preghiera, la preparazione spirituale a quello che è la carità, il senso poi concreto dell'opera, agire, intervenire, operare per far sì che un mio fratello vivesse in condizioni migliori. E così sono nate anche iniziative molto belle, tipo le adozioni dei seminaristi, perché dovete sapere che in Africa i giovani che vogliono diventare sacerdoti, purtroppo se sono poveri hanno grossi problemi, hanno grosse difficoltà, e quindi dall'Italia si cerca di sostenerli con delle adozioni mensili, dando un'offerta per quel giovane che poi diventa sacerdote. Una delle opere molto belle che i servi di Cristo Vivo hanno messo in essere, non so se tutti lo sanno, quindi lo voglio dire io, perché Padre Michele è molto riservato, quindi queste cose magari non le dice, lui ci guida nella preghiera, ma penso sia giusto anche vedere praticamente cosa Padre Michele ha messo in essere a nome di tutti noi, servi di Cristo Vivo. A parte un pozzo per l'acqua che ho avuto la gioia di inaugurare nell'ultimo viaggio a giugno in Africa, un pozzo che darà da bere a tantissime persone di tanti villaggi e che porta il nome Servi di Cristo Vivo, ed è stata per me anche un'emozione molto bella, ma ha creato una cosa importante, un seminario per i giovani servi di Cristo Vivo, cioè per giovani poveri che diventeranno sacerdoti. È una cosa molto bella, una cosa per la quale Padre Michele il 15 di novembre riceverà a Pesto, alle ore 18 all'Hotel Ariston, il premio in Caritate Servire, che è un premio internazionale, e insieme a lui sarà consegnata a Paolo Brosio per quello che ha realizzato all'orfanotrofio di Međugorje. E quindi il 15 di novembre siete tutti invitati all'Hotel Ariston, sentiremo, ascolteremo la testimonianza di Padre Michele inerente a questa sua esperienza in Africa e quella di Paolo Brosio relativa alla sua conversione. Quindi quest'opera è un'opera che sicuramente come servi di Cristo Vivo dobbiamo cercare di sostenere, perché altrimenti veramente corriamo il rischio che questi ragazzi avranno grosse difficoltà. Come si può fare per adottare un sacerdote, cioè per far sì che un giovane diventi un sacerdote e poi sia il sacerdote di riferimento delle nostre famiglie? Come si fa con i bambini? Come si adottano i bambini? Si dà un'offerta mensile fissa, generalmente per i bambini, ma anche per i seminaristi si dà intorno ai 25 euro al mese, e in modo che possano avere il cibo, possano il sostentamento, nel caso dei seminaristi, avendo anche altre spese del seminario, diocesano, eccetera, quindi magari più famiglie, 3-4 famiglie, adottano un seminarista che diventa sacerdote di quel gruppo, e poi il seminarista, una volta diventato sacerdote, può anche venire qui da noi, vivere un mese insieme a noi e avere la gioia di riceverlo nella nostra comunità. Bene, io non vi rubo altro tempo, vi ringrazio della vostra sempre gentile, attenta e cortese attenzione. Vi dico soltanto, io credo, e questo mio credere fino all'ultimo giorno della mia vita, finché il Signore mi darà la forza di farlo con la bocca, ma se non dovessi avere la parola lo farò per
di scritto, e se non dovessi avere la parola, lo farò con gli occhi, guardandovi e amando ognuno di voi. Ricordatevi che in quello sguardo che io vi manderò ci sarà sempre il mio credere in questo Dio vivo, in questo Cristo vivo, che oggi e sempre sia lodato e rimanga per sempre accanto a noi.